sono come al solito in ritardo, sto andando a Milano da Salvatore Gambino, fantastico podista amatore quarantenne, con il quale scambierò le opinioni su come correre velocemente a quest'età, cosa fare soprattutto per tutti coloro i quali avessero problemi di infortunio e non avessero tempo a disposizione. Gli chiederò pure i consigli per quali scarpe utilizzare durante la rotazione settimanale. Sentiamo cosa ci racconta nei prossimi 12 secondi. Chi è Salvatore Gambino? Poi lo intervisto al 25 aprile. Ciao Salvatore, spero che tu stia bene. Sei pronto per partire in vacanza o ci sei già andato? Sono prontissimo, sono quasi in partenza, tra 3-4 giorni partirò prima per il mare, poi con la famiglia in montagna, la seconda metà di agosto, dopo Ferragosto. Se dovessi dare un consiglio a chi corre e ha 40 anni, corre già da qualche anno, uno e un solo consiglio, che consiglio darei? Suggerirei prima di tutto di affrontare lo sport, quindi l'atletica, in assoluta serenità, non preoccuparsi se i risultati non arrivano, comunque se a volte ci possono essere periodi più o meno difficili, ma di continuare a vederlo come un momento di aggregazione o come un momento anche di distrazione dagli impegni quotidiani. Se dovessi impostare una settimana tipo, come la imposteresti e cosa faresti per il podista amatore di 40 anni? Allora, io la settimana tipo la pianifico anche molto in base agli impegni familiari e lavorativi. In una settimana normale, quindi nel quale mi sento particolarmente bene, nella quale non risento della stanchezza, imposto la settimana con due allenamenti impegnativi, quindi teoricamente o una seduta di salite e una seduta in pista, oppure una seduta in pista e una seduta di ripetute lunghe su strada, o di allenamenti come un medio, come un alternato, comunque svolti su strada e per un certo chilometraggio, e il resto cerco di fare più chilometri possibili, quindi molte volte anche non badando ai ritmi ma regolandomi molto in base alle sensazioni che ho durante la giornata. Possono esserci quelle settimane nelle quali sono un pochino più stanco o nelle quali ho magari un pochino più di impegni e riduco anche ad uno lavori più impegnativi e quindi prediligendo un po' di più la corsa lenta. Quindi diciamo che non ho una settimana fissa, ma cerco di adeguarla a quelli che sono gli impegni o anche a quelle che sono le sensazioni fisiche. Invece so che negli ultimi anni ti sei velocizzato, se dovessi consigliare al podista amatore che ci segue, che consigli daresti per velocizzarsi? Quello di andare in pista, perché la pista, e lo dice uno che fino a qualche anno fa non ci andava in pista, però sicuramente la pista permette di correre sia più veloce e anche tecnicamente in un modo migliore, perché comunque rispetto alla strada si hanno dei riferimenti più precisi, non ci sono curve, non ci sono difficoltà particolari anche a livello di manto stradale, e soprattutto per me che corro in centro città non c'è problema di dover stare attenti alle macchine, ad altre persone, a biciclette. Si ci concentra specialmente solo e esclusivamente sulla corsa, favorendo appunto sia il gesto tecnico sia anche la performance sportiva. Ma come fai in settimana a correre al Parco Sempione con le biciclette? Ormai c'ho la patente, quindi è solo questione d'abitudine. Secondo me, infatti, molti me lo chiedono come faccio anche a fare certi allenamenti abbastanza spinti. Però evidentemente ormai ci ho fatto talmente l'abitudine che riesco a capire i punti nei quali devo fare maggiore attenzione. Però anche io quando cambio zona e vado per esempio in un altro parco oppure in un'altra zona di Milano, comunque anche io faccio difficoltà a mantenere certi ritmi dove c'è particolarmente caos. Abbiamo parlato prima fuori onda che il tempo a disposizione è comunque sempre molto limitato. Se la persona che ci guarda avesse soltanto per esempio la possibilità di allenarsi 3 volte a settimana, come consiglieresti a questa persona di allenarsi pur pensando di velocizzarsi? Beh, sicuramente con soli 3 allenamenti a settimana e quindi un ridotto chilometraggio bisognerà andare un po' a prediligere maggiormente gli allenamenti più qualitativi rispetto a quelli più quantitativi, quindi consiglierei comunque una seduta veloce che può essere svolta in pista o su strada,
e una seduta solo di fondo lento per favorire la tenuta fisica, e poi il terzo allenamento che può essere da adeguare in base alle caratteristiche del soggetto, quindi può essere un altro allenamento con maggior chilometraggio se il soggetto pecca un po' in tenuta fisica, oppure un secondo allenamento di velocità se magari il soggetto ha delle lacune nella velocità. So che le tue corse vengono spesso svolte in compagnia, oggi sei da solo, pensavo che mi portassi qualche giovincella. Meglio soli o mal accompagnati nella corsa? Beh, meglio ben accompagnati, se proprio facendo una media, unendo l'utile al dilettevole, direi che è meglio ben accompagnati. No, sicuramente la corsa in compagnia secondo me permette specialmente nelle sedute lente, quindi nelle sedute di corsa lenta, far passare il tempo, far passare i chilometri, quindi anche quando si è un pochino stanchi, un pochino assonnati, magari nelle sedute svolte la mattina presto, permette di far passare la corsa in modo più liscio, quindi di pensare meno ai chilometri che mancano alla fine. Quindi io la consiglio sinceramente, anche se non sempre purtroppo per questioni di incastri lavorativi o di impegni familiari non sempre si riesce a conciliare tutto, ma se si può secondo me è molto importante. E come mai oggi non mi hai portato nessuna donzella? Sono tutte a campo, 25 aprile vai lì dentro, ce ne sono in quantità. Secondo te, Salvatore, stiamo invecchiando, lo sappiamo benissimo, a livello di non corsa, di stretching e di tutto quello che gira intorno alla corsa, cosa daresti come consiglio al podista amatore? Conta tantissimo, io purtroppo lo consiglio a tutti quanti, ma personalmente purtroppo ne faccio molto poco, perché anche devo ammettere un pochino mi annoia, faccio un mea culpa, un pochino mi annoia. Però secondo me riveste un ruolo importantissimo, perché permette soprattutto di prevenire gli infortuni e anche di mantenere una certa mobilità o comunque una certa flessibilità anche col passare del tempo. Infatti nel periodo in cui ne ho fatto un pochino di più, durante il lockdown, nel quale come ben sappiamo si aveva meno possibilità di uscire, e in quel periodo mi sono concentrato un pochino di più su questo aspetto e devo dire che alla lunga ne ho visto i benefici. Ogni tanto ti ho visto su Instagram, infortunato, non ti succede molto spesso, io però purtroppo ho avuto recentemente un problema. Come fai a gestire gli infortuni? Prima di tutto faccio un gesto di scongiuri, perché ci sta. No, devo dire che di infortuni negli ultimi anni ne ho avuti pochi rispetto agli anni precedenti. Secondo me perché sarò diventato più anziano e quindi più saggio, colto i vari campanelli d'allarme, quindi in primis quando mi sento affaticato, quando sento il fisico in calo, non mi accanisco nel mantenere tabelle o nel voler fare comunque determinati allenamenti difficili, ma cerco prima di far recuperare il fisico magari da un periodo di gare o comunque da un periodo particolarmente stressante a livello fisico. E in ogni caso ascolto anche i segnali d'allarme, come per esempio dei piccoli dolori. Poi bene o male ognuno di noi ha dei punti deboli, e quindi quando questi punti deboli vengono un pochino, inizio ad avvertire qualche dolorino in questi punti deboli, magari anziché continuare a correrci sopra cerco di rallentare, di far passare questi piccoli dolori ed evitare che poi portino a conseguenze peggiori. Quindi devo dire che ultimamente stop lunghi non ne ho avuti. Altra domanda, a livello di cross training lo fai, lo suggerisci e soprattutto come lo imposteresti in una settimana tipo? Anche il cross training, alla pari dello stretching, è un aspetto importantissimo nell'atletica, ma nello sport in generale. Anche lì io purtroppo lo suggerisco a tutti, ma ne faccio poco per gli stessi motivi che ho detto in precedenza. Però devo dire che sicuramente aiuta tantissimo, perché come appunto ho detto per lo stretching, nel periodo in cui gli ho dato maggiore importanza, poi ho notato dei benefici a livello proprio anche della corsa, sia esteticamente ma anche a livello anche di tenuta. Lo introdurrei sicuramente una volta a settimana, cercherei di dedicarci una seduta specifica a cross training, però magari ecco, può anche cogliere l'occasione, magari nei giorni in cui c'è mal tempo, nei giorni in cui si ha poco tempo, comunque l'orario non permette comunque di uscire, magari si può introdurre facendo semplicemente
alcuni esercizi anche a casa, ecco. Ha l'aspetto, ha il vantaggio sicuramente che può essere svolto anche comodamente a casa, quindi è un allenamento che può essere fatto in qualsiasi momento della settimana. Ultima cosa, ringraziamo ovviamente Don Kenya che ti sponsorizza e comunque aiuta noi podisti amatori qui sul canale. A livello di scarpe, che scarpe suggeriresti e soprattutto che rotazione di solito effettui nella tua settimana tipo? Allora, io nella settimana cerco di ruotare almeno sì quelle 2-3 paia di scarpa, sia in base all'allenamento ovviamente che devo andare a svolgere, ma anche per dare al piede quella sensazione diversa, anche in base appunto alle caratteristiche delle scarpe. Quindi io solitamente per le corse rigeneranti preferisco una scarpa molto morbida. Attualmente sto usando le Invincible, le Nike Invincible, con le quali mi trovo molto bene sinceramente. Poi nelle corse uso una scarpa, ecco, tipo la Zoomfly 3, la Zoomfly 4, per i lenti, come li chiamo io, allegri, ecco, quegli elementi un pochino, diciamo, non proprio rigeneranti, ma neanche non troppo veloci, quindi una scarpa che mi tiene comunque un passo allegro. E poi per gli allenamenti spinti su strada o in pista, attualmente uso le scarpe a carbonio perché ho notato che, oltre a favorire la spinta ovviamente, mi aiutano molto nel recupero muscolare. Ho notato soprattutto a fine seduta che muscolarmente ho dei benefici rispetto all'utilizzo di scarpe un po' più minimal come potevano essere le vecchie a uno senza carbonio. Quindi diciamo sì, solitamente 3 paia di scarpe, ecco. Grazie Salvatore, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao Massi, ciao a tutti, ci vediamo sul canale, ci vediamo in giro in gara.